la parola ad Alessandra. Salve a tutti, siamo in diretta, ci stanno 3 milioni di persone collegate. Guardate quante persone. Siamo ad Olbia. Fate passare, è arrivato il ministro Boschi, fatela passare. È quella con le mani sporche di petrolio, la riconoscete bene, sta lì. Ora, la prima cosa proprio che si nota, non c'è un poliziotto. Forse c'è qualcuno della Digos, io vi ringrazio. Non c'è un poliziotto, un carabiniere. Immaginate qua, veramente, veniva la Boschi oggi. C'erano più forze dell'ordine dei cittadini. Ma non è che difendevano loro dai cittadini, devono difendere noi, i poliziotti, da loro. Fateci caso. Però vi rendete conto che meraviglia, che è un popolo senza scorte, senza intermediari, senza barriere. Giusto. Guardate, ma cittadini tra cittadini, normale. Perché non abbiamo nulla da temere, stiamo facendo il nostro dovere. E io ho letto un sondaggio che ormai la maggior parte degli italiani sa che giornali e grandi media manipolano. E guardate che è incredibile la guerra mediatica che ci sta facendo questa dittatura mediatica dell'ottimismo renziano, che va tutto bene per loro, e guai se dici qualcosa. Poi ieri è aumentata la disoccupazione, però per loro va tutto bene. È incredibile, io ogni giorno leggo un quantitativo di articoli diffamatori, ma anche su di me, incredibile. La settimana scorsa ho letto che guadagnavo 10.000 euro al mese. Io questi soldi non li trovo, li ho cercati dappertutto, dovunque, sotto il letto, nel materasso. Avete visto che i leghisti nascondevano le mazzette nel congelatore, no? Questo per congelare i beni. Quindi. Ho cercato pure il frigorifero, i miei soldi, c'erano solo i sofficini, solo i sofficini. Però questo è un esempio di quanto mentono. Prima di credere ad un articolo, verificate chi sta nel consiglio di amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. Perché se ci stanno le banche è normale che scrivano contro di noi a favore di Renzi. Renzi lavora per loro. Se ci stanno la Fiat, gli Agnelli, Marchione, la Deisco, Marchione, un fenomeno che dici in Italia va tutto bene, però lui è residente fuori, paga le tasse in Svizzera, ti credo che va tutto bene. E dice Renzi è un grande, e però sta fuori. C'hanno i giornali, la stampa è loro, i palazzinari, a Roma c'è un costruttore che gestisce anche l'acqua che si chiama Caltagirone, c'ha il Mattino di Napoli e il Messaggero di Roma. Dice ce l'ha con noi, ti credo, perché se dovessimo entrare a Roma verifichiamo se le municipalizzate dell'acqua, dei rifiuti sono state gestite bene, perché già sappiamo che sono state gestite male, che non erogano servizi ma forse erogano quattrini a qualche amico dell'amico. Guardate quello che sta succedendo oggi, lo scandalo del petrolio è immenso, non so se ci rendiamo conto di quel che sta succedendo, cioè ci sono dei ministri che fanno passare degli emendamenti per i fidanzati, così come la Boschi faceva passare, no, delle leggi in favore del padre. È incredibile, pensate se questa roba l'avesse fatta a Berlusconi. C'è gente che io mi hanno detto il Costanfeudo del centrodestra, qua avete votato Berlusconi. Guarda, Berlusconi, io lo so, non voglio parlare per forza di Berlusconi, però sono finite queste persone, dobbiamo anche capire che non si può più continuare a votare per partito preso, no? Certi italiani votano per partito preso, ho sempre votato a destra, quindi voto loro, ma non c'entrano nulla con la rivoluzione liberale, questi destra hanno fatto la rivoluzione liberale per loro stessi, per loro familiari. O un altro, guardate questo signore straordinario, questo ha tutti i manifesti del Partito Comunista, dice Pittino è purtroppo alluvionato, voto 5 Stelle, non si può pensare di votare il PD perché ha qualcosa a che fare con Berlinguer, nulla, questo ha qualcosa a che fare con le banche, con le lobby del petrolio, gente piazzata lì da degli altri poteri, io mai avrei pensato che la sinistra, questa sinistra, fosse peggio anche del peggior berlusconismo, ma sono peggiori. Io, guardate, io 3 anni fa votai, una volta votai il Partito Democratico, io so che qui c'è qualcuno del PD, vi ho riconosciuto 3-4, dalle facce, subito. Disintossicatevi, è possibile fare. Potete tornare delle persone libere. È così. Ora, in maniera molto chiara, io a un certo punto occorre dire le cose con onestà. Se vi piace come è stata amministrata la Sardegna,
se vi piace come è stata amministrata Olbia, se pensate che le alluvioni siano state gestite nel modo giusto, se non ci siano stati dei politici che si sono arricchiti sul cemento, hanno cementificato e poi piove e ci scappa il morto, se vi piace come è gestito il turismo, come sono stati gestiti i rifiuti, se pensate che gli asili nido siano adeguati a questa città, se pensate che tutte le potenzialità della Sardegna e di Olbia siano state utilizzate, rivotateli, tranquilli, ci sono loro, sono sempre gli stessi, rivotateli. Se invece pensate che un popolo unito, ripeto, senza intermediari, sovrano, fatto di cittadini tra cittadini, avete ascoltato poi le competenze di queste persone, no? Estremamente competenti, ascoltavate i loro curriculum, ma anche in Parlamento è così, ci prendono in giro perché hanno mezzi di comunicazione, i primi tempi non era facile, i primi tempi non era facile affrontare una telecamera, nessuno di noi era abituato, ti arrivavano queste 300 telecamere, sbagliavi un congiuntivo e andavi su tutte le televisioni del mondo. Poi abbiamo imparato, abbiamo studiato, andiamo in televisione, andiamo dritti, anche se noi che subiamo delle interviste, subiamo degli interrogatori. Io quando vado dalla Gruber, so, mi preparo, tipo studio come all'università, speriamo che mi chieda questo, questa la so. Ti provano a interrompere 300 volte, tu vai dritto quella tua strada, poi per carità ultimamente le cose pare che vanno avanti, insomma io non ho, poi io non mi lamento, il giornalista deve fare questo, per me deve incalzare. Gradiremmo soltanto che trattassero la Boschi, Renzi e Salvini come trattano noi, tutto qua. No, invece a loro gli danno il microfono e se ne vanno. E tornano dopo 20 minuti e quelli parlano ore e ore. Appena noi diciamo, però, il ministro Boschi è coinvolta nello scandalo della Banca Etruria, ti interrompono su, però bisogna essere queste, lei si assume la responsabilità di quello che dico. Ma certo, come parlamentare della Repubblica mi assumo le responsabilità di quello che dico. Lo vedete come tanto i mezzi di comunicazione purtroppo determinano purtroppo ancora le scelte di tanti cittadini. Noi abbiamo dei programmi, valutate il programma di queste persone che io non conosco, però mi sono subito fidato di loro, tant'è vero stamattina sono andato a farmi i capelli in barberia. Valutate i programmi qui per questa città, valutate le persone, però pensate sempre che se dovessero entrare saranno vostri dipendenti e dovrete ancora di più se li votate pretendere da loro quel che hanno detto, perché il rispetto di un programma elettorale è un patto con il sangue che si scrive tra cittadini dentro e cittadini fuori le istituzioni. Quando per me il Partito Democratico tradisce il popolo italiano, dovrebbero essere proprio gli elettori del Partito Democratico i primi ad arrabbiarsi. Ma come? Io ti ho votato e tu mi porti avanti delle riforme che non mi avevi mai detto che avresti voluto fare quando mi hai chiesto il voto. Perché quando Renzi chiedeva il voto dicendo che aboliva il finanziamento pubblico ai partiti, che investiva nelle rinnovabili e oggi invece pensano di dare sviluppo con le trivellazioni, ma guardate che lo scandalo di ieri è collegatissimo al referendum. Ci rendiamo... Ora capiamo perché il Partito Democratico vuole boicottare il voto del 17 aprile. Perché vuole boicottare il voto? Perché sono cattivi? No, perché hanno degli interessi nel petrolio, interessi diretti, dei familiari, dei ministri scelti da Renzi, la guida l'ha scelta Renzi. E quell'emendamento che ha fatto sì che dei favori andassero al fidanzato del ministro dello sviluppo economico del fidanzato, evidentemente. Quell'emendamento, cioè quella modifica, l'ha scritto, c'è la firma Maria Elena Boschi in Etruria, o meglio Petrolia. L'ha scritto lei, si dovrebbe dimettere immediatamente. E dato che siamo in diretta, martedì c'è Ballarò, io la sfido, vieni a fare un confronto, ministro, vieni a fare un confronto con me, a Ballarò, non mandate i soliti sgherri del Partito Democratico in televisione che si imparano a memoria la lezioncina e ripetono sul Movimento 5 Stelle. Ci mettesse la faccia il ministro Boschi, venga a Ballarò in confronto con me, tranquillamente. Io, il giornalista fa le domande dagli stessi identici tempi e capiamo chi sta dalla parte dei cittadini, chi è dalla parte delle banche riconducibili al padre o delle lobby del petrolio riconducibili ai fidanzati dei ministri. Capiamo. Benissimo, non vengono mai in due, poi dicono a noi. Non è che possiamo andare a duellarci con i, come dire, con i squadristi del PD, no, perché c'hanno iscritto, ricordavano Gasparri, ma Berlusconi mandava Gasparri, come si chiama l'avvocato, Ghedini, li mandava tutti lì, cioè non puoi parlare con queste persone, vanno solo ad insultare, no, un dibattito normale con il mio Boschi, benissimo, ci confronteremo in maniera molto civile, la rispetterò il suo ruolo istituzionale, ma ho diverse cose da dire. Ora,
Di Sardegna non si parla in Parlamento, se ne sbattono queste persone dell'autonomia di una regione, degli sviluppi di una regione, non gli interessa, sono trivellati nel cervello, sono fossili nel cervello, pensano che lo sviluppo sia il cemento, siano i gasdotti, il TAP, siano le trivellazioni nei mari, sia bruciare i rifiuti. I rifiuti vengono bruciati o seppelliti sottoterra, come gli Etruschi li trattavano così, migliaia di anni fa. Questi hanno questa visione dello sviluppo, perché? Perché le campagne elettorali gliele sostengono coloro che si arricchiscono grazie a questo tipo di sviluppo. Le nostre campagne elettorali ce le sosteniamo da soli. Ieri abbiamo fatto una cena in pizzeria, no? Sì, tappa, sì? Non mi dite queste parole. Le cozze. Mi capite se dico cozze? Mi capite? Si dataro. Si dataro, abbiamo mangiato. Quanto abbiamo fatto? 400 euro di... 400 cifre, eh? 400 euro per noi, 400 euro ci facciamo la prossima campagna elettorale di tutta la regione Sardegna, perché spendiamo poco. Per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. Ci potete credere, ma questo speso. Che significa? Che non c'è un lobbista che mi ha dato 50 euro e mi dice: oh, Battisti, io ti ho dato 50 euro per la tua campagna elettorale, mi devi far passare l'emendamento per il mio pozzo petrolifero. Non succede, perché io ho un unico lobbista, il popolo italiano. Punto. E questo è il concetto enorme. Se riduci i costi della politica, se ti autofinanzi e non becchi i soldi dello Stato, sei libero. Per quello i giornali non sono liberi oggi, perché si beccano i soldi del governo, perché si beccano i soldi dello Stato, e sanno che se il Movimento 5 Stelle dovesse andare al governo di questo paese, noi finanziamo le piccole imprese, il turismo, non finanziamo i giornali. Se tu campi, vendi, fai bene il tuo lavoro, vai avanti. Se invece menti e nessuno ti compra, chiudi, cambi mestiere, non è che io ti pago per mentire al popolo italiano. Questo è il concetto enorme. Abbiamo tutto quello che diciamo, l'abbiamo fatto. Più di 1500 imprese sono state aiutate grazie al taglio dei nostri stipendi. Non prendiamo una lira di rimborso elettorale. Ma si vede da questo, guardate che come dire, il paradigma è questo. Non c'è una barriera, chiunque può venire a far qualsiasi cosa. Ma non abbiamo paura, camminiamo a testa alta, perché abbiamo fatto il nostro dovere. Io sono fiero di come ci stiamo comportando. E i risultati si vedono. Eravamo sconosciuti 3 anni fa e oggi concorriamo per vincere addirittura le elezioni a Roma, nonostante tutti i poteri forti abbiano un timore immenso, perché se dovessimo vincere a Roma, in altre città, perché no a Olbia, e dimostrare una buona, corretta amministrazione, noi a Renzi vi diamo la spallata su scala nazionale e poi andiamo al governo noi e poi vediamo se questo paese potrà finalmente risorgere. Questo è un sogno. Così tante centinaia di persone qui di sabato mattina, non avete, veramente non avete niente da fare stamattina. Senti, come? Tu sei venuta per me. Aio! Grazie. Sei una fan tu? Però, pure per le idee del movimento, vero? Noi non crediamo in questa roba delle star system, vero? Dei selfie, vero? Sono renziani i selfie, è vero che sono renziani i selfie? Sono renziani. Volevi fare un selfie tu? Ma sono un selfie! Allora, io vi ringrazio di cuore e pensate una cosa davvero semplice, vi sembrerà strano, però è successo a tutti noi. Io lei l'ho conosciuta ieri e oggi concorre per diventare sindaco ad Olbia. Nicola Bianchi è deputato, non lo ricordo, è deputata. Tutti noi abbiamo iniziato facendo banchetti, raccogliendo firme. Figuratevi se pensavamo di arrivare mai in Parlamento, di essere capaci insieme, grazie al movimento, di riempire delle piazze, con oltretutto spesso i mezzi di comunicazione che non comunicano, lo facciamo direttamente in rete, ci diamo appuntamenti. Ecco, immaginate che tra un po' di tempo qualcuno di voi starà al posto nostro. Immaginate, perché questo è successo, che i prossimi deputati della Repubblica sarete voi, sottosegretari. Perché? Perché se il ministro lo fa la Boschi non lo può fare chiunque? Basta fare l'interesse dei cittadini, non dei propri familiari che hanno delle banche. Perché in tutto ciò il padre del ministro Boschi è indagato per bancarotta fraudolenta per Etruria e nessuno dei truffati dal salvabanche ha avuto neanche un euro di risarcimento. Pensate se vi capitasse a voi di perdere un giorno all'altro 60.000 euro, magari di avere un figlio in difficoltà, di lavoro, un figlio disabile, un marito malato, e perdere tutto quello che il direttore di banca ti aveva detto: tranquillo, questo è un fondo super sicuro.
E non è che le banche falliscono perché, non lo so, arrivano i dinosauri. Falliscono perché ci hanno mangiato sopra questi farabutti, questi cialtroni. Ma come fa a fallire una banca? Io mi domando, come può fallire una banca? I soldi li diamo noi, ma come può fallire? Perché danno prestiti a destra e a sinistra, invece degli amici, alle fondazioni legate ai partiti, poi quelli non restituiscono, mi dispiace, è fallita la banca. Poi scopri che parte di quel prestito che tu hai dato a quell'amico magari ti è ritornato indietro sotto forma di regalia, di tangentina, di corruzione. Oggi Verdini, che è quello che davvero muove le marionette del governo Renzi e che è un padre costituente di questa enorme schifezza della riforma costituzionale, voteremo anche al referendum sulle riforme costituzionali e sarà un altro voto importante, perché se li perde quel referendum cambia tutto. Non è vero che il Senato è stato abolito, non gli date retta, sono menzogne, come con le province, l'ha raccontato lui prima, molto volentieri, ogni piazza al mondo per privare oggi. No, io una volta stavo in Guatemala, ho fatto giorni e giorni di cammino, asini, su una montagna, al Cucuzzolo, comunità indigena, arrivo sopra, la bandiera dei quattro mori. Incredibile! State dovunque! È un orgoglio questo, un orgoglio, una regione che deve campare solo di turismo, di enogastronomia. Devono venire i tedeschi qui a pagare 50 euro per vedere come fate i formaggi, neanche a mangiarli, come li fate? Tu prima paghi per vedere come li faccio e poi mi paghi per assaggiare queste squisitezze che produce la Sardegna. Energia solare basta, una regione incredibile, il turismo invernale qua ci deve essere, durante l'inverno, ma perché? Lo sapete che un tempo... l'Italia era il paese più visitato al mondo, non negli anni 60 quando c'erano al film Vacanze Romane. Oggi siamo il quinto in Europa, avranno più turisti in Germania, in Francia, in Spagna e in Inghilterra. Eppure nessun paese vanta 7.000 km di costa e questi vogliono trivellare i mari, vergogna. Nessun paese vanta il numero maggiore di siti patrimonio mondiale dell'umanità come l'Italia. Città d'arte incredibili, abbiamo di tutto, abbiamo migliaia di anni di storia. A Roma non si possono fare, dicono, certe opere d'arte, perché le opere d'arte le metropolitane, che se scavi trovi la testa di Mario Silla, di Giulio Cesare. Anche se ora Roma, guardate, è una cosa, un dramma, piena di buche. Io mi vergogno per le buche, se chiedo uno straniero gli dico che è un accesso alternativo alla metropolitana, che a Roma si può entrare in metro da dovunque. Se vuoi tu scendi sotto, ci arrivi in qualche modo, buche dovunque. E poi ci hanno mangiato con Mafia Capitale, destra e sinistra. La Meloni, che è quella del partito d'Alemanno, che è sotto processo per corruzione in Mafia Capitale, e di là il Partito Democratico. E si ripresentano, questi cambiano le facce dovunque, solo ad Olbia mantengono sempre le stesse facce. Cioè, come si chiama? Bizzi. Perché questo non si dimette? È deputato? Ma non lo vedo mai, viene. È entrato al posto di Cicu. Meraviglia, eh? Quando si dice che migliorano la classe uno dopo l'altro. Cicu. Ti assumi le responsabilità di questo che stai dicendo? No, non sto scherzando. E va, non mi stupisce. Poi che c'era pure Scano dall'altra parte. PD, però io dico, ma questi sono contenti che se pronunci il loro nome in piazza il commento è incredibile. Magari qualcuno li conoscerà, queste persone, magari non saranno neanche cattive dentro, ma rispondono a degli interessi che non sono quelli del popolo di Olbia, del popolo sardo. È questo il concetto. Io concludo dicendovi una cosa semplice. Qualcuno sostiene, ma ora che siete diventati bravi, poi non so che significa, insomma, un uomo politico dovrebbe essere valutato in base a quello che vota, è il voto la prova del nodo. Comunque dicono, ora che siete diventati bravi, perché cambiare questa regola dei due mandati e poi a casa? Perché altrimenti finiamo che restiamo tutta la vita lì dentro, come Napolitano, che entrò in Parlamento nel 53, l'anno della morte di Stalin. Giuro, 63 anni che paghiamo Napolitano, però, 63 anni. Entrò nell'anno della morte di Stalin in Parlamento. Non è uno scherzo, fa ridere, ma è così. Nel momento in cui noi sappiamo che massimo due legislature, quindi se dovessimo ricandidarci ci mancano 7 anni, giusto? Ritorniamo nel mondo reale, che non è Montecitorio, è il mondo reale, le problematiche di Olbia, di queste città. Noi per primi ci impegniamo per migliorare la società, perché saremo costretti a farvi ritorno. E questa è la logica del Movimento 5 Stelle. E poi avanti un altro, perché se ti ungi le mani, occhio, è pericoloso.
La contaminazione purtroppo va c'è sempre, quindi ti devi difendere. Noi abbiamo delle regole che riducono drasticamente le possibilità di contaminarci, non le eliminano del tutto, perché l'essere umano è purtroppo è corruttibile, non è che veniamo da Marte. Infatti dovete soffiare sul collo a questo gruppo, e voi non dovete tradire questi cittadini che sono i vostri datori di lavoro, non vanno traditi mai. Ricordate, perché arriveranno, no? Se vincerete, arriveranno, altro che caffè, altro che andiamoci a prendere il caffè. Arriverà qualcuno, facciamo quest'opera insieme, è buona, serve per i cittadini, poi tranquillo che per te ci sarà una parte. Questo è il sistema, e dovrete essere molto coraggiosi a denunciare subito queste schifezze, a mantenere la barra dritta e a ricordarvi sempre che siete dipendenti dei cittadini di Olbia. Questa è la cosa più importante in assoluto. Io vi ringrazio oggi perché sono molto contento, si vede. Voglio citare Manzoni, marzo 1821, che è i versi finali. In pratica si dice che, dice Manzoni, che occorre starci, occorre far parte di delle rivoluzioni belle, democratiche. E Manzoni dice, spero di non sbagliarmi, altrimenti finirò senz'altro sul TG1. O giornate del nostro riscatto, o dolente per sempre colui che da lungi, da labbro d'altrui, come un uomo straniero li udrà, che a suoi figli, narrandoli un giorno, dovrà dir sospirando: io non c'era, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà. Auguri a tutti quanti, abbiamo una possibilità enorme, non dobbiamo mai dire ai nostri figli: io purtroppo non c'ero quei giorni in cui Olbia poteva essere liberata, io purtroppo non c'ero, ho fatto altro. Cerchiamo di non avere rimpianti, che certi treni passano una volta sola, credetemi, certi treni vanno presi. Viva la Sardegna, viva Olbia, viva il Movimento 5 Stelle, e aspettiamo un bel duello con il ministro Toschi, detta anche Petruria, ma ormai Petroria. Viva la Sardegna! Grazie a voi tutti. Ringrazio il portavoce del Movimento 5 Stelle, ringrazio Emanuele Grazie a voi. Ringrazio Alessandro Di Battista.